Diamo inizio alla seduta comunale di questa sera e gentilmente vi chiedo di utilizzare i microfoni nelle modalità con cui abbiamo il foglio consegnato dal comune e preliminarmente procediamo all'appello. La parola al segretario comunale. Presente. Bagnoli Massimo. Presente. Barcaroli Umberto. Presente. Casimiri Alessandro. Presente. Ciscola Vidalba. Presente. De Santis Gabriele. Di Biagio Giorgia. Federico Riccardo. Presente. Lucini Alessandra. Rossetti Cinzia. Presente. Presente. Corsi Massimo. D'Ambrosio Andrea. Foglia Elisa. Presente. Capriotti Giuseppe. E Mastetti Marco. Presente. Quindi diamo inizio alla seduta. Se ci sono questioni preliminari, gentilmente sì. Allora, la parola al consigliere Capriotti. Dei servizi di tampone qui sul posto
qualcosa da poter raccontare, però lì deve essere l'ASL in qualche maniera che si deve muovere, ci deve dare un supporto. Viste le difficoltà che sta attraversando, perché ovviamente non ha personale, tant'è che la gran parte del personale lo dobbiamo dare noi, anche a spese del comune, perché noi dovremmo sostenere tutte le spese per l'assistenza, quindi la parte sia amministrativa dove serve, ma anche di logistica, e quindi diventa difficile da ci occupare anche di quest'altra situazione. Però, visto come l'ha ricordato, mi farò questa voce con una nota a vedere eventualmente se in altre realtà vicine si stanno muovendo, per vedere come fanno, perché comunque, come benissimo sottolineato, è importantissimo, inoltre magari ci vacciniamo noi e poi lasciamo persone che comunque girano in un modo o nell'altro non sono vaccinate. Grazie. Grazie Sindaco. La parola alla consigliere Casmirri. Buonasera a tutti, buonasera a casa e buonasera a questo consiglio. Io volevo dire due cose per quanto accaduto in quest'ultimo weekend a livello provinciale, visto che diciamo che non c'è un dialogo, forse c'è stato un dialogo tra di voi ed è chiaro che due parole voglio spendere. Anche il consigliere Capriotti, troviamo in loco tutti quanti. Io scusatemi, ma mi dispiace provare questi microfoni, ma con un po' di commozione, ma anche con un po' di stanchezza. E questi giorni sono stati giorni difficili, ma non solo per me, ma penso anche per qualche altro consigliere. Perché sinceramente ci siamo battuti e abbiamo lavorato per il bene di Partinsicuro. Sinceramente c'è tanta tensione, ma anche tanta consapevolezza di aver fatto tutto affinché Martinsicuro potesse avere il proprio rappresentante all'interno del Consiglio provinciale. Personalmente mi sono sempre e solo mosso nell'interesse della mia collettività di Martinsicuro. Ho accettato la candidatura in provincia solo dopo essermi confrontato con la mia maggioranza. Mi aveva accolto senza riserve la mia disponibilità. E per fare qualcosa per il bene della mia città. Sinceramente queste logiche che hanno portato, e non ve lo sto qui a spiegare perché lo sapete tutti quanti, hanno potuto generare questa situazione, io ne sono lontano anni luce perché il mio modo di intendere era quello e tutt'altro. Io continuerò a votare il mio gruppo misto, perché non è il gruppo misto, si va fuori, continuerò a votare secondo il buon senso, nella fiducia che ho verso il mio sindaco, che mi ha accompagnato soprattutto in questi giorni, in queste ore, ma anche in questi minuti, è stato vicino. Voglio ringraziare parte di quel consiglio che in cuor suo mi ha votato, ma non ha votato Alessandro Casmirri, ha votato Martinsicuro. Mi dispiace per quell'altra parte che ovviamente non si è sentita di votare Casmirri, ma non ha votato Casmirri, non ha votato Martinsicuro. Un ringraziamento lo devo a quel 1757 voti portati per Martinsicuro, a un progetto di Martinsicuro, da amministratori del territorio della provincia di Teramo. Io ringrazio loro, principalmente loro, perché hanno creduto in un progetto di Martinsicuro, hanno creduto in ognuno di noi, perché pensavo che Martinsicuro potesse avere quella forza per cominciare a battersi nelle stanze provinciali. Mi dispiace che abbiamo perso un'ottima occasione. Io vi ringrazio e ringrazio Martinsicuro. Grazie consigliere Casmirri, se ci sono altre questioni preliminari gentilmente fatemelo sapere. La parola, c'è qualcuno che vuole parlare prima di procedere? Quindi allora a questo punto, atteso che nessuno ne ha fatto richiesta, procediamo diciamo con la seduta del Consiglio Comunale e quindi come tale ad analizzare la proposta numero 34 del 30/11/2021.
che ha per oggetto revisione periodica delle partecipazioni ex articolo 20, decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020. La parola all'assessore Topolini. Sì, grazie Presidente. Un saluto a tutte le, diciamo, i colleghi, le persone presenti in sala e a quelle collegate tramite la rete. Allora, come ogni anno sottoponiamo alla valutazione del consesso del Consiglio Comunale appunto la revisione periodica delle partecipazioni che l'ente comune di Martinsicuro appunto detiene, partecipando appunto questi enti che possono essere o organismi sociali come appunto delle società, ma anche a loro volta degli enti. Nel nostro caso la ricognizione prevede la presenza di quattro soggetti: la Poliservice, che già conosciamo, SPA, la Lozzoretti SPA, il Flag Costa Blu, che è una società consortile a responsabilità limitata, e il Terre Verde Tiramane, anche questa società consortile a responsabilità limitata. Deteniamo delle quote di partecipazione di entità abbastanza visibile. Nel caso della Poliservice abbiamo 0,217%, per arrivare poi a un 4,54% nella Lozzoretti SPA, e quindi percentuale di circa il 3% nel Flag Costa Blu e dell'1,36% nel Terra Mare. Che cosa dire? Questa è una presa d'atto che noi ogni anno facciamo, sostanzialmente nell'andare a rilevare queste partecipazioni. Va detto che si tratta di partecipazioni che noi deteniamo, soprattutto quello che riguarda la Lozzoretti e quella della Poliservice, che hanno a che fare, come avevo già detto nel corso della commissione che abbiamo avuto per quanto riguarda la commissione bilancio, di servizi essenziali, servizi che è opportuno in una logica appunto di tutela di quelli che sono gli interessi della collettività, quindi il più ampio alveo dell'interesse generale, che vengono comunque in qualche modo gestiti dal livello istituzionale pubblico. Quindi il senso di continuare e avere e ritenere queste partecipazioni rientra proprio in un quadro di anche difesa degli interessi generali del consumatore, affinché da questo punto di vista appunto gli utenti dell'acqua potabile, nel caso della Lozzoretti, o anche dello smaltimento, della raccolta dei rifiuti, che sono servizi essenziali, appunto si possono raggiungere delle forme di tutela che sono appunto quelle che sicuramente il pubblico garantisce meglio rispetto a ciò che si potrebbe ottenere semplicemente applicando una logica di libero mercato. Quindi questo è un po' quello che è la logica di queste partecipazioni attraverso le quali poi si riesce anche ad effettuare un controllo di natura oltre che formale anche sostanziale sull'operato di queste di questi enti e società che noi riteniamo. Questo perché la qualità appunto di socio garantisce al socio in quanto tale ampi poteri di accesso, che sono tutta la parte documentale, la parte gestionale delle società e degli enti che appunto chi detiene le quote di partecipazione può esercitare. Quindi io direi che concluderei l'intervento in questo modo. Se ci sono delle osservazioni o delle richieste da parte vostra, sono a disposizione. Grazie. Sì, alla luce di quanto esposto dall'assessore Topolini, se ci sono delle osservazioni in ordine a questo punto. Non essendoci osservazioni, procediamo alla votazione. Favorevoli? Astenuti? Contrari?
Draghi. Adesso procediamo con l'immediata esecutività. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Quindi atteso che questa sera dovevamo trattare soltanto un punto e in attesa anche del prossimo consiglio comunale, e auguriamo a tutta la cittadinanza un sereno Natale. E chiudiamo la seduta, grazie.